Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale la recensione di lui, il Sigeway Navimov serie I, un robot tagliaerba che non ha bisogno di filo perimetrale e che ha a bordo una tecnologia incredibile. Quindi questo robot, che pesa più di 10 kg, adesso mi sto spaccando nel tenerlo, quindi direi di fare un veloce unboxing e poi vi racconto tutte le sue caratteristiche e dopo lo configuriamo e lo proviamo e lo vediamo in azione. Ma adesso, prima di tutto questo, un veloce unboxing. Troviamo una scatola che contiene i picchetti di fissaggio della base, che andranno avvitati nel terreno. Dopodiché troviamo dei picchetti in silicone che serviranno per andare a riempire il buco dove abbiamo messo i picchetti quando rimuoveremo la base durante l'inverno. Dopodiché troviamo un alimentatore per ovviamente la ricarica del nostro Navimov. Poi troviamo quello che è l'antenna per creare l'RTK, cioè quello che riceverà il segnale GPS. Poi troviamo dei picchetti di fissaggio per i cavi che andremo a mettere sia per quanto riguarda l'RTK che per l'alimentazione. Abbiamo una prolunga per l'antenna RTK e poi abbiamo una prolunga per l'alimentazione, per arrivare dall'alimentatore alla base. Poi abbiamo due tubi che si andranno ad unire per creare il palo dell'antenna. Poi abbiamo un picchetto triplo da piantare nel terreno per avvitare i pali, che ovviamente verranno sostenuti da questo picchetto che verrà fissato al terreno, e una scatoletta con le lame di ricambio. Poi abbiamo una copertura in plastica da fissare sulla base di ricarica, un manuale di istruzioni quick starter più un manuale di informazioni. Dopodiché abbiamo la base di ricarica, che ovviamente andrà fissata nel terreno con i picchetti in dotazione. Ed infine arriva lui, il pezzo forte, il Navimov serie I105H. Ed ecco qui il Navimov serie I, in questo caso la versione I105H, che è quella più piccola perché lui è adatto per 500 metri quadri di terreno, come è indicato anche sulla confezione. Poi c'è la stessa versione identica dal punto di vista hardware, dal punto di vista di quello che è proprio il robot, che però si chiama I108H, sì, perché anziché 500 metri l'altra versione è in grado di fare 800 metri quadri di giardino. Allora, le sue caratteristiche principali cosa sono? Come abbiamo detto a inizio video, non ha bisogno di filo perimetrale, perché per funzionare all'interno di un giardino e riconoscere il perimetro del giardino usa la tecnologia RTK, questa tecnologia che viene usata nei droni per mappare i terreni, perché riesce ad essere precisa al centimetro. RTK sfrutta il GPS, viene posizionato un ricevitore, come abbiamo visto, che troviamo all'interno della confezione, poi dopo lo vediamo come si va ad installare. All'interno del giardino viene messo questo ricevitore, che poi rimane una sorta di antenna che riceve i segnali GPS. Dopodiché il segnale GPS che viene ricevuto appunto da questo dispositivo viene poi inviato al Navimov, quindi lui si collega praticamente a questo ricevitore e ha sempre sotto controllo dov'è all'interno del giardino, la posizione esatta al centimetro all'interno del giardino. È una tecnologia molto avanzata l'RTK, perché ci dà appunto questa precisione al centimetro, ed è per questo che viene usata sui droni per mappare i terreni. La prima tecnologia che abbiamo a bordo appunto è questa, dopodiché abbiamo a disposizione anche questa, che è una videocamera che è in grado di rilevare gli oggetti all'interno del giardino, quindi piante, palloni da calcio, attrezzature da giardino magari lasciate o dimenticate in giardino, giocattoli dei bambini. Quindi questa telecamera gli permette di aggirare l'ostacolo, quindi capite che abbiamo veramente tantissima tecnologia a bordo di questo Navimov. Qua sopra abbiamo il tasto di emergenza stop, qua abbiamo un display dove abbiamo tutte le informazioni necessarie e poi qua abbiamo tre tasti per l'utilizzo ovviamente del nostro tagliaerba. Qua sopra abbiamo una rotella che va a regolare l'altezza di taglio, quindi attraverso questa rotella decideremo a che altezza tagliare l'erba del nostro giardino, perché qua sotto abbiamo un disco con tre lame
con il diametro di taglio di 18 cm. Anche per la versione da 800 metri il taglio è sempre da 18 cm. La sua autonomia è di un'ora di taglio, mentre per la versione quella da 800 metri quadri di giardino passiamo a 2 ore di taglio, praticamente il doppio, e per ricaricarsi ci vogliono 90 minuti, mentre per quello più grosso ci vogliono 180 minuti per essere ricaricato totalmente. Lui per funzionare ha bisogno del wifi, quindi ci vuole una rete domestica dotata di wifi, perché lui continuerà a inviare informazioni all'applicazione che noi andremo ad installare nel nostro smartphone. L'applicazione è essenziale per utilizzare questo dispositivo, sia per l'attivazione sia per la configurazione iniziale, quando dovremo mappare il perimetro del nostro giardino, quello che dovremo fare all'inizio la prima volta, per dargli appunto il limite massimo in cui lui potrà muoversi, e anche se ci sono magari degli spazi in cui noi non vogliamo che lui vada, all'inizio dovremo mappare appunto quegli spazi e lui all'interno di quegli spazi non ci andrà, che ne so, mettiamo di avere un laghetto in giardino, lui ci andrebbe dentro perché non riconosce che c'è l'acqua, e poi l'acqua comunque è a filo magari del giardino, lui ci andrebbe dentro senza nessunissimo problema. Ma se noi in fase di mappatura del giardino andiamo a limitare quella zona e gli insegniamo che lì lui non ci deve andare, quindi non diventerà un nuovo pesce costoso all'interno del nostro laghetto. Capite che per funzionare in maniera corretta dobbiamo avere un wifi che copra tutto il nostro giardino, ma questo ovviamente non sempre è possibile, perché magari abbiamo un giardino molto grande, perché magari abbiamo una parte di giardino che il nostro wifi non riesce a raggiungere perché è ostacolato da muri per esempio, quindi non può raggiungerlo in maniera diciamo ottimale. Allora in questo caso ci viene incontro un optional che è questo, che non troviamo all'interno della confezione quando vi arriva, è un optional che si può acquistare separatamente ed è un dispositivo 4G. Sì, inserendo questo dispositivo qua sotto abbiamo un coperchio con 4 viti a brugola, andando a rimuovere le 4 viti a brugola si aprirà un vano dove al suo interno potremo andare ad inserire questo modulo 4G, che andrà in maniera automatica a entrare in azione quando il wifi diventerà scarso, quindi switcherà senza nessun problema tutto in maniera automatica da 4G a wifi, quando lui capirà che c'è la necessità di fare questa azione perché il wifi sta diventando molto molto scarso. Poi, visto che siamo già in tema optional, volevo farvi vedere anche questo, che è un palo per andare ad agganciare quello che è il ricevitore GPS per il sistema RTK, perché all'interno della confezione abbiamo sì un palo, che è quello che piantiamo in terra, che è poi quello che utilizzeremo oggi quando andremo a installare e vedremo come installare appunto il ricevitore dell'RTK. Questo palo, a differenza di quell'altro, è totalmente regolabile, orientabile e si può fissare anche sulle pareti, quindi andandolo a fissare sulla parete, quindi non in terra, è possibile andare a posizionarlo in altri modi, in altri ambiti rispetto al giardino e al terreno, quindi un altro accessorio che è optional per quanto riguarda questo Navimov della Segway. Questi sono gli unici due optional che lui ha disponibili. Il suo peso è di poco meno di 11 kg, proprio il peso di lui, pronto all'uso, quindi è un robot abbastanza pesante, e diventa davvero ovviamente super utile il fatto di non avere più il filo perimetrale. Io fino adesso ho utilizzato un robot col filo perimetrale, andava benissimo, però mettere il filo perimetrale non è sempre semplicissimo, perché comunque se si ha un giardino molto grande diventa una cosa veramente improponibile dal punto di vista proprio nell'applicarlo e nel metro, ci vuole un sacco di tempo, poi il filo comunque si va a danneggiare col tempo, le giunture si vanno a danneggiare col tempo e il filo perimetrale non lavora più come deve, quindi il robot non riconosce il filo perimetrale, poi possono subentrare delle problematiche appunto per l'avvio del robot che, non rilevando il filo perimetrale, non può partire per tagliare l'erba all'interno del nostro giardino, mentre con lui possiamo tagliare giardini molto grandi, non abbiamo bisogno di installazione di filo perimetrale, basta avere il palo con il ricevitore del GPS per andare a utilizzare la tecnologia RTK e il gioco è fatto. Quando dovesse essere scarso il segnale GPS perché magari l'antenna che abbiamo messo non riesce a coprire totalmente il nostro giardino, lui funzionerà lo stesso utilizzando semplicemente la videocamera, che gli permetterà comunque di tagliare in sicurezza. Poi appena riaggancia ovviamente il segnale capisce dov'è e ricomincia il suo servizio di taglio in maniera ottimale, però anche quando perde il segnale con questa lui continua a tagliare senza nessun problema. Poi altre caratteristiche riguardanti le sue prestazioni sono che lui è in grado di superare pendenze del 30%, sì, perché comunque con queste ruote che hanno un diametro veramente importante riesce a salire su pendenze che hanno addirittura il 30%.
30% di pendenza. Poi un'altra cosa da non sottovalutare è anche la quantità di rumore che lui genera. Ne genera veramente pochissimo, stiamo parlando di 58 dB di rumore, che sono veramente molto molto pochi, ed è un rumore veramente basso che non dà fastidio praticamente a nessuno. Anche nel silenzio lui non lo si sente andare, perché veramente emette un suono bassissimo per quanto riguarda il rumore di taglio. Poi come ultima cosa, che mi stavo dimenticando, tra le varie connessioni e tutte le cose di automazione, lui ha anche il Bluetooth, perché utilizzando lo smartphone all'inizio, quando lo andremo a configurare, dovremo seguire lui, che faremo viaggiare intorno al bordo, o meglio al perimetro del nostro giardino. Quindi lo dovremo utilizzare come una sorta di macchinina radiocomandata, perché dovremo guidarlo per fargli fare in maniera più precisa possibile il perimetro della nostra abitazione. Ha anche una funzione automatica che gli permette di farlo in maniera automatica, appunto perché avendo la videocamera qua frontale gli permette di vedere gli ostacoli. Però dobbiamo avere un giardino abbastanza con determinate caratteristiche per farlo in maniera automatica. In maniera manuale lo facciamo senza nessun problema, in qualsiasi condizione sia il nostro giardino, con qualsiasi forma abbia il nostro giardino, cioè diventa molto più preciso. Però ha anche una funzione automatica nel caso il nostro giardino ci permetta di utilizzare quella funzione. Quindi ragazzi, credo di avervi detto tutto per quanto riguarda le caratteristiche, le funzioni, tutto quello che è in grado di fare. Cioè veramente è un dispositivo che secondo me merita davvero davvero tanto, e ci solleva da tantissimi impegni per quanto riguarda i tagli dell'erba, e soprattutto anche impegni di installazione rispetto ai robot con filo per metrale. Lui non è possibile acquistarlo online, lo si può acquistare direttamente nella rete di rivenditori che c'è all'interno del nostro paese. Quindi in Italia è pieno di rivenditori Navimov, che sono poi i vari negozi che vendono attrezzature da giardino. Vi lascio qua sotto il link sia del sito per vedere le sue caratteristiche, il suo comportamento, qualsiasi cosa vogliate vedere all'interno del sito Navimov, ma poi vi lascio anche il link con la mappa di tutti i rivenditori che rivendono questo Navimov, così potete andare a vederlo, potete chiedere informazioni. Quindi è un prodotto veramente serio. Mentre per quanto riguarda il suo prezzo, ne riparliamo a fine video, dove vi dirò il prezzo di lui e della versione quella da 800 metri quadri. Quindi detto tutto questo, abbiamo detto veramente tante cose riguardanti questo Navimov, ma su un dispositivo comunque di una determinata qualità e una determinata fascia di prezzo bisogna veramente spiegare tutto e essere molto precisi tutto quello che si va a dire, perché comunque non è un giocattolino, ma è un tagliaerba serio, è un prodotto di qualità. Ci tengo sempre, quando tratto prodotti di una determinata fascia di prezzo, essere molto preciso, anche dilungarmi magari anche troppo nei particolari, però essere molto molto chiaro. Ma adesso, detto veramente tutto questo, direi di iniziare a fare l'installazione e poi la prova di questo Navimov serie I105H. Andiamo.
A questo punto possiamo andare a mettere anche la tettoietta protettiva che protegge la parte dei contatti di ricarica e il LED qua sopra. Basta andare ad inserirla nei fori e spingere finché si sente un clack e la tettoietta è già montata, ci è voluto veramente un secondo. Arrivati a questo punto, la prima cosa da fare è andare ad associare l'applicazione al nostro Navimov tramite ovviamente il nostro smartphone. L'applicazione si chiama Navimov, è disponibile sia per iOS che per Android e questa ovviamente è una funzione essenziale per utilizzare il nostro robot. Per prima cosa andiamo a fare aggiungi dispositivo, vedete selezioniamo la serie del nostro robot, la nostra è la serie I, che sia la versione 105, 108, comunque serie I, perché poi c'è una versione serie H che è diciamo un livello ancora superiore. A questo punto abbiamo tutte le istruzioni in lingua italiana per fare appunto questo primo abbinamento, ci dice di premere ok per avviare il tagliaerba. Una volta avviato dobbiamo aspettare circa 60 secondi perché faccia tutto il suo avvio e gli andiamo a dire il tagliaerba è acceso. Vedete che è stato rilevato e, il nostro dispositivo tramite connessione Bluetooth in questo caso, quindi lo selezioniamo. La voce del nostro robot, perché parla, ci dice connected, qua è uscito il simbolo Bluetooth sul display. E anche vedete all'interno dell'applicazione abbiamo connessione riuscita, quindi il nostro smartphone adesso è connesso in modalità Bluetooth al nostro Navimov. Poi in questa schermata abbiamo le configurazioni di fuso orario e nazione, facciamo ok. Adesso vedete collegare il primo telefono al wifi in modo che il tagliaerba possa condividere la stessa rete, perché lui possa connettersi ovviamente alla stessa rete wifi e avere questa comunicazione quando lui farà i suoi lavori di taglio dell'erba. Noi ovunque saremo, sia che dovessimo essere in casa sia che dovessimo essere dall'altra parte del mondo, per assurdo potremo sempre vedere cosa sta facendo il nostro Navimov serie I. Noi facciamo connetti ora, io sono connesso alla mia rete wifi. A questo punto ci chiede la password della nostra rete wifi, vado ad inserirla, quindi aspettiamo che lui si connetta. Perfetto, connessione riuscita, ha suonato perché ogni cosa che lui fa comunque ci dà anche un avviso sonoro, vedete tutto è a posto, pronto per l'attivazione, andiamo a fare attiva, collegamento, fine, attivazione riuscita, grazie per aver scelto Segway Navimov. Facciamo avanti, comunque vedete tutto in italiano e vi spiega veramente tutto passo a passo, non potete sbagliare, veramente semplicissimo come funziona il posizionamento, c'è proprio veramente una triangolazione, un incrocio di dati inviati al nostro Navimov per avere la nostra posizione super precisa al centimetro, perché comunque è un sistema tecnologico veramente molto avanzato. Qua ci spiega ovviamente la posizione ideale di dove mettere l'antenna, anche perché una volta che la mettiamo non è che rimane lì per sempre, possiamo comunque spostarla quando vogliamo, possiamo dire ok qua mi sembrava che andasse bene, invece no, non va più bene, possiamo andare a spostarla, quindi facciamo avanti. La stessa cosa anche per la base, non è che la base se la fissiamo qua con i quattro picchetti non possiamo più muoverla, l'importante è che dove andiamo a metterla abbiamo l'alimentazione a livello di corrente, ma poi la possiamo spostare quando vogliamo, perché non avendo il filo perimetrale tutto è tranquillamente spostabile e rimovibile. Infatti anche d'inverno ti consigliano di rimuovere questa base, perché tanto non avendo il filo perimetrale né niente la si rimuove e la si mette via e poi in primavera la si ritira fuori. Poi facciamo avanti, qua installa l'antenna, tutte cose che abbiamo visto già quando abbiamo fatto l'installazione prima. Qua abbiamo il controllo della base di ricarica, qua ci spiega come fissare il tutto, congratulazioni, fatto, caricamento in corso, ok, nuovi firmware disponibili, vedi aggiornamenti, ok, madonna che lista di firmware incredibili, perché lui ovviamente tramite il wifi è in grado di aggiornarsi e questo va sempre fatto, perché un prodotto così tecnologico con gli aggiornamenti firmware può veramente fare dei salti prestazionali incredibili. Quindi facciamo avanti, controllo automatico, tagliaerba connesso, aggiornamento firmware, controllo terminato, aggiorna adesso, ok, richiesta aggiornamento inviata con successo. Quindi sta facendo tutto lui, non so bene cosa stia facendo, ma si sta aggiornando. Ok, ormai ci siamo al 95% di quello che è il download del firmware, perché vedete sta scaricando vari firmware, c'è il firmware principale del Vision, cioè di quello che è la telecamera che abbiamo qua sotto, il firmware della base di ricarica, perché anche la base
di ricarica, figuratevi, viene aggiornata come firmware, il firmware per il controllo del veicolo, il firmware EQ e il firmware AQ. Adesso ha scaricato il tutto, quindi lo sta installando, dopodiché siamo pronti a partire, perché ci tengo che sia al massimo delle sue prestazioni sempre questo Navimov serie I. A questo punto, una volta che ha finito di fare tutto l'aggiornamento firmware, e mi raccomando ragazzi, non abbiate fretta, ci mette tantissimo tempo. Una volta che avrà finito, vi troverete la schermata, quella con la carica della batteria, cioè la schermata quella principale che avete quando l'accendete la prima volta. Ma finché non finisce di fare l'aggiornamento, avrete sempre la scritta OTA fuori, vuol dire che sta aggiornando, quindi lasciatelo lì tranquillo ad aggiornare. A questo punto, prima di creare la mappa, cioè il perimetro del nostro giardino, volevo farvi vedere le impostazioni che ha questa applicazione. Veramente incredibile quante cose è in grado di fare questo robot tagliaerba tramite la sua app. Programma di falciatura che ci permette di decidere quando tagliare, che giorni, a che orari lui debba tagliare l'erba. Gestione mappa per gestire ovviamente le mappe e quindi andare a configurare le mappe del nostro giardino. Antifurto, che però diventa funzionante solo se abbiamo il modulo che abbiamo visto prima, il modulo 4G che è opzionale, che abbiamo visto prima, oltre a quel discorso di andare a coprire quando il segnale wifi non è disponibile, diventa anche un antifurto. Poi abbiamo il codice PIN per andare a dargli un blocco. Poi abbiamo impostazione luci, che praticamente tutte le luci che lui ha per quanto riguarda i LED, se le andiamo ad attivare questa funzione durante la notte si abbasseranno per dare meno fastidio se andiamo ad attivare, vedete, possiamo decidere o meno se attivare o no. Suoni, se vogliamo avere tutti i suoni che abbiamo sentito anche in fase di configurazione. Vision Face, cioè la telecamera frontale che gli permette di vedere gli ostacoli, cioè praticamente lui aggira gli ostacoli. Poi abbiamo facciatura notturna, quindi potremo decidere se farlo tagliare o meno dopo il tramonto. Dopodiché abbiamo EFLS 2.0, poi abbiamo rete, aggiornamenti firmware, cioè veramente sono tantissime le funzioni che possiamo andare a configurare di questo Navimov serie I. Ma adesso finalmente è arrivato il momento di creare la mappa, quindi facciamo crea mappa. A questo punto ci dà tutte le indicazioni, anche qua sempre in italiano, di come andare a fare il tutto. Ora devi tracciare l'area del bordo del tuo col tuo tagliaerba, usa lo smartphone come telecomando per aggiungere i seguenti elementi alla mappa. Vedete, possiamo mettere un confine, zona vietata, che è quello che vi dicevo, poi abbiamo canale, un percorso che collega due zone, quindi se abbiamo un giardino o poi una passerella tipo questa che unisce due parti di giardino, potremmo andare appunto a dirgli anche questo e selezionarlo all'interno della mappa. Le cose principali che mi interessano a me nel mio giardino sono il confine, che è un'area ovviamente che dobbiamo fare, che è il perimetro, e zona vietata, sì, perché ho una specie di pozzo che non è che si cade in un pozzo, però è profondo tipo 30 cm, se dovesse andare lì ci cade dentro e ovviamente non taglia più. Poi lo recupero, però uno si può danneggiare e due non taglia più l'erba, quindi questa è una cosa importante, ma è importante per chi magari ha uno stagno o un laghetto a filo del terreno che non abbia ovviamente un bordo che delimita l'area. Poi attenzione a non iniziare la mappatura di notte, perché se è fuori è buio. Vabbè, questo mi sembra chiaro. Autocontrollo, controllo terminato, il tagliaerba non è in base di ricarica, inseriscilo e riprova. Ok, l'avevo scollegato un attimo per vedere una cosa, adesso lo mettiamo dentro, quindi facciamo ricontrolla. Adesso vedete che abbiamo tutti gli sfleghini verdi, quindi è tutto funzionante. GPS, tagliaerba nella base, tagliaerba più del 20% di batteria, il tagliaerba è funzionante normalmente, il Bluetooth collegato, il giorno e il momento adatto per la mappatura, il segnale wifi forte, cioè praticamente abbiamo tutto perché lui inizi finalmente a tagliare, perché adesso sono stanco anche di parlare, non ce la faccio più. Allora facciamo calibrare. Ok, in corso di emergenza premere il pulsante stop. Il pulsante stop è quello rosso sopra, che quando si preme quello, qualsiasi cosa andremo ad interromperla. Ok, lui adesso ha fatto tutto il suo giro e si è messo in posizione, perché lui si ricarica con la parte frontale, va nella base di carica, quindi deve uscire, deve girarsi e mettersi in posizione. Calibrazione riuscita, adesso iniziamo la mappatura. E vedete che adesso ci sono apparsi due joypad virtuali. Perché? Perché adesso potremo comandarlo, cioè guardate, avanti, indietro, come una macchinina.
come una macchina radiocomandata, uguale, uno spettacolo, uno spettacolo. Quindi termina esercitazione, questo vi serve per prendere confidenza con il Navimov, ci fa fare tutte le prove che vogliamo, quindi potremmo andare in giro tutto il giorno così a cacchio, ma invece no, dobbiamo andare a configurarlo per quanto riguarda il perimetro. Quindi facciamo termina esercitazione, ok, ci spiega tutto, tutto è pronto, ora puoi creare la tua mappa. Ok, iniziamo a mappare. Ok, iniziamo la mappatura. Punto di partenza aggiunto, controlla la distanza e taglia erba fino al bordo del prato, quindi avvia la mappatura. Ok, abbiamo messo il punto di partenza. Se dovete cancellare un pezzo che avete fatto, basta che tenete premuto la gomma, vedete, lui torna indietro e cancella il pezzo. Perfetto, ci siamo quasi arrivati al punto di giunzione ed ecco qua che siamo arrivati. Quindi abbiamo creato il nostro perimetro, come avete visto è semplicissimo cancellare, ve l'ho già fatto vedere durante un pezzo di percorso che ho fatto, premendo la gomma in alto a destra, vedete, cancelliamo un pezzo di percorso, quindi lui smemorizza il pezzo che ha fatto e ripartiamo da lì, perché magari avete sbagliato a fare una curva, cioè io ho cancellato in un sacco di punti, perché comunque non è semplice, non è che abbiamo in mano un joystick vero, abbiamo in mano un joystick virtuale, poi stiamo guidando comunque un tagliaerba all'interno del nostro giardino, cioè veramente complicato se ci pensiamo. Quindi siamo arrivati al punto, anzi anche troppo in realtà, quindi facciamo fine. Ok, caricamento in corso. Ok, la mappa è stata salvata, seleziona un elemento da modificare, perfetto, allora facciamo modifica, vedete questa è la forma del mio giardino, l'ha ricreata in maniera perfetta. Andando a fare aggiungi altro, andiamo ad aggiungere una di quelle opzioni in più che abbiamo a livello di possibilità, se abbiamo un marciapiede, se abbiamo qualcosa da evitare come uno stagno, come vedremo tra poco facciamo quella funzione di aggirare quella sorta di pozzo che ho io a filo del terreno, o addirittura possiamo fare modifica, andare a selezionare un'area della mappa e andare a modificarla. Io andrei a fare aggiungi e mettiamo zona vietata. Perfetto, vedete che qui ho questo pozzo, quindi gli girerò intorno perché non voglio che lui ci finisca dentro, quindi faccio punto di partenza e vado a ok, siamo quasi arrivati. Perfetto, vedete che adesso abbiamo questo quadrato rosso all'interno della mappa, che vuol dire che lui qua non ci deve andare. Vado a fare salva e vado a salvare la mappa. Aspetto che faccia il suo salvataggio. Ok, congratulazioni, la mappa è stata salvata correttamente. Esci dalla mappatura. Perfetto, a questo punto abbiamo concluso tutta la mappatura, adesso lui è pronto a lavorare per noi. Perfetto, a questo punto posso farlo partire in modalità manuale, quindi vado a cliccare play e lui inizia. Una volta avviato il processo anche in modalità manuale come adesso, la prima cosa che lui va a fare è il taglio del bordo, quindi farà tutto il giro del perimetro tagliando appunto i bordi, dopodiché inizierà a fare il taglio di quello che è proprio il centro del prato. Ecco, in questo momento lui ha finito di tagliare il bordo, adesso inizia a falciare tutto il prato, fa tutte strisce nello stesso senso, vedete, adesso lui arriva fino al bordo, gira, si sposta di quei 15-20 centimetri da dove è passato precedentemente e rifà un'altra striscia. La cosa interessante è che nell'applicazione, vedete, abbiamo l'avanzamento, cioè la percentuale di giardino tagliata. In questo momento è il 10% del giardino che lui ha tagliato. Finché non arriva al 100% lui continuerà a tagliare. Cosa vuol dire? Che se supponiamo all'80% va in riserva di batteria, quindi arriva intorno al 10% di batteria, torna
torna in carica, si ricarica, esce dalla base e continua quel percentuale che gli rimane, quindi quel 20% che magari gli manca per finire il giardino, esce, va a fare quel 20% che gli manca di giardino e poi ritorna alla base, non finisce la seconda carica di batteria per esempio, esce solo per finire quella percentuale di giardino che gli manca, e questo è veramente interessante. Nella mappa vedete che abbiamo più colori, vabbè il rosso abbiamo capito che è il pozzo dove sennò ci cadrebbe dentro, mentre le parti grigie sono le parti che lui ha saltato nel taglio precedente, praticamente quando ha fatto tutto il giardino due giorni fa, quelle parti grigie sono quelle che ha saltato. Ogni uscita che lui fa memorizza e poi continua da quella uscita che ha fatto. E poi una cosa che volevo farvi vedere molto interessante dell'applicazione, che se vado nelle impostazioni e vado in FLS 2.0, cioè il sistema che va ad unire l'RTK, cioè la parte del GPS, più quello che è la telecamera frontale, che adesso lui ha rallentato perché ha visto che io ero in mezzo, cosa succede? Che unendo queste due cose crea questo FLS 2.0 e vedete che la prima scritta in alto è migliorata la precisione della mappa. Cosa vuol dire? Che lui la prima volta abbiamo creato la mappa usando solo il GPS, quindi usando l'RTK, ok? Dopodiché la prima volta che lui ha tagliato l'erba nel giardino, in quella mappa che gli ho creato, cosa ha fatto? Ha unito anche l'utilizzo della videocamera che ha frontale insieme a quello che è il sistema RTK. Quindi questo gli è servito per migliorare ulteriormente quello che è il nostro giardino, quindi andare a vedere cosa lui poteva migliorare rispetto a quello che noi abbiamo mappato, o anche situazioni che sono proprio all'interno del nostro giardino, non solo nel bordo, sono state migliorate appunto con questo sistema. Quindi capite l'intelligenza che ha questo tagliaerba, veramente pazzesco. Adesso vedete che lui praticamente era qua, ha fatto tutti i tagli spostandosi e andando avanti e indietro. Il suo metodo di taglio è questo. E adesso una cosa che volevo provare è mettere un ostacolo davanti alla videocamera, perché come vi ho detto questa videocamera è in grado di vedere gli ostacoli che sono magari in giardino, che siano ovviamente piante o comunque parti davvero integrate nel giardino come oggetti. Adesso gli metto questo davanti, vediamo se lui si ferma. Vedete che si è fermato perché vede che c'è un oggetto, quindi si sposta e gli gira intorno, questo con l'aiuto ovviamente della videocamera. Quindi adesso lui torna indietro e rifarà il passaggio arrivando lì, ma passando da parte a quello che è l'oggetto che trova all'interno del giardino, che è un oggetto che magari ci siamo dimenticati o che magari il nostro figlio ha dimenticato, un giocattolo piuttosto che qualsiasi altra cosa. Adesso vediamo cosa fa. Vedete? Gli passa al pelo, gli è passato a tanto così, gli stava andando addosso, si è spostato un pelino ed è riuscito ad evitarlo. Questo per farvi capire quanto è intelligente questo robot, veramente pazzesco, E adesso ovviamente continua con le sue strisce avanti e indietro. Adesso l'ultima cosa che volevo farvi vedere è quando torna in base, come lui fa per andare a riagganciarsi alla base. Per farlo ritornare in base quando voglio, posso farlo sia dal display, che ovviamente ha il tasto con la casetta, o direttamente dall'applicazione. In questo caso vado a farlo dall'applicazione, vado a cliccare Home. Vedete, annullare l'attività di falciatura, facciamo sì, è cambiata la dicitura, non c'è più taglio manuale in corso, ma alla base di ricarica. Quindi lui adesso farà tutto il suo processo per andare in base. Perfetto, una volta che lui arriva nella zona in cui c'è la base di ricarica, perché lui sa dov'è la base di ricarica, quindi ci arriva senza nessun problema, deve però andare ad agganciarsi ai contatti di ricarica. Quindi abbiamo questo quadrato bianco catarinfrangente che va a essere illuminato da dei LED sopra la videocamera che lui ha, appunto quella che aggira gli ostacoli, perché i LED illuminano il catarinfrangente e la videocamera che utilizza per aggirare gli ostacoli in questo momento va a inquadrare il tutto, quindi l'insieme di tutte queste cose gli danno la posizione perfetta di dove andare ad agganciarsi alla base. Guardate, vedete che il LED è diventato verde, ha fatto
fatto il suono e lui adesso è andato in ricarica, cioè pazzesco, va con una precisione davvero millimetrica. E se dovesse andare indietro e capisce che non è nel punto esatto, ma perché magari è sbagliato anche solo di mezzo centimetro, quindi i contatti non si infilano in maniera perfetta, ritorna avanti e rifà la procedura tornando indietro in maniera sempre lentissima finché riesce ad andare ad agganciarsi. Quindi magari può anche metterci una volta o due volte a vuoto, nel senso che viene indietro, va avanti e ci riprova, ma ci arriva, comunque ci arriva, lui va a ricaricarsi. Quindi ragazzi, questo è tutto quello che riguarda questo Navimov serie I105H, un prodotto secondo me con una tecnologia incredibile, un'intelligenza assurda, anche gli aggiornamenti firmware avete visto, veramente pazzeschi quanti ce ne sono, perché tutto questo vuol dire che lui è in grado di migliorare continuamente appunto con gli aggiornamenti, perché la tanta tecnologia che ha gli permette appunto di continuare ad evolversi. In più impara nel giardino le situazioni, impara cosa può fare, cosa non può fare, perché veramente ha un'intelligenza pazzesca. Quindi un prodotto secondo me assurdo. Adesso, come vi avevo detto a inizio video, è arrivato il momento di parlare di prezzo. Il suo prezzo è di 1049 euro. Per un prodotto di questo tipo non sono tanti, cioè sono tanti 1049 euro, ma non sono tanti per un tagliaerba di questo tipo. Ovviamente un tagliaerba con filo perimetrale costa meno, perché comunque ha bisogno di meno tecnologia, perché appunto ha questo filo perimetrale che comunque ci dà una problematica nell'installarlo, soprattutto in giardini molto grandi, e comunque è abbastanza impegnativo appunto andare a posizionarlo. E poi il tagliaerba rimane un tagliaerba meno intelligente, se vogliamo. Qua invece abbiamo una tecnologia veramente pazzesca che ci dà un utilizzo a 360 gradi e praticamente adattabile a tutti i giardini. E come avevo detto a inizio video, lui è disponibile solo nei rivenditori autorizzati. Qua sotto trovate tutti i link per, sia per guardare il prodotto direttamente dal sito Navimov, e il link che vi porta a tutti i rivenditori sparsi per l'Italia, quindi potete andare a vederlo, perché poi magari questo è il suo prezzo di listino, poi magari il rivenditore può fare un prezzo diverso con uno sconto, come succede ovviamente con qualsiasi articolo. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato questa recensione molto molto lunga però molto dettagliata, perché comunque parliamo di un prodotto molto serio e ovviamente dal prezzo non super abbordabile, però che li vale sicuramente, perché ci permette veramente di rilassarci per tutta l'estate, tutta la primavera, senza avere il pensiero dell'erba, e in qualsiasi tipo di giardino. Vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale, anche di lui erano arrivati tanti spoiler. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.